Abbiamo vinto e abbiamo ottenuto questo finanziamento. E oggi noi possiamo vantarci di aver ottenuto il finanziamento più alto d'Italia. È l'unico paese che ha questa soglia. Speriamo di qua al 31-12, perché ci sono delle nuove normative e non lo so se riesco a fare qualcosa, però l'abbiamo ottenuto. Nello stesso tempo qualcuno ha pubblicizzato, sono state pagate 25.000 euro la parcella dell'ingegnere Mannarino, eccetera. Quello lì ha fatto il progetto, si doveva pagare. Qualsiasi progetto che voi realizzate, il professoressa si deve pagare. È arrivato qui un decreto ingiuntivo che faceva al tribunale, gli dicevano no, non puoi pagarlo, no, lo devi pagare, c'è il decreto ingiuntivo. Noi con l'ottenimento di 470.000 euro, i 25.000 euro si decurtano, perciò non sono più a carico del comune. Quindi chi vuole parlare, perché se c'è qualcuno che mi vuole sentire, questo. Per quanto riguarda le scuole, ancora, stiamo predisponendo l'Hi-Fi, perché comunque la scuola va fatta più moderna, e quindi stiamo predisponendo, perché ci sono dei computer, i ragazzi devono essere aggiornati, sono i vostri figli, i nostri figli, e noi, altri comuni, ha speso 4-5.000 euro, noi stiamo trattando, vediamo che può fare un amico, una cosa, arriviamo a 1.000 euro forse, però facciamo qualcosa. Così stiamo lavorando, come se fosse la nostra famiglia. Poi abbiamo visto il piazzale delle scuole. Lì il piazzale delle scuole non è piazza Francesco o piazza Oberdano, come qualcuno vuole pensare. Quello lì è il piazzale della scuola. Cioè, mi sembrava normale che arrivavano 1.000 macchine e i ragazzi dovevano entrare. E per una questione igienica, perché i ragazzi non possono respirare lo smog delle macchine. E anche per una questione di sicurezza. Cioè, un ragazzo esce dalla scuola e lì ci sono 1.000 macchine davanti al portone che non possono uscire. Quindi anche lì abbiamo creato un pacchetto, un piazzale libero solo per i bambini, per i vostri figli, i nostri figli. Eppure c'è qualcuno che mi fa guerra perché hanno scritto lettere anche al prefetto, quasi per incompetenza del sindaco. Cioè, ma dico io, un compaesano può chiamare incompetente il sindaco, ma dai, rispettiamoci, no? Perché mi devi chiamare incompetente? Perché? Ma chi sei tu per giudicare? Perché? Per lei sembra di aver fatto qualcosa. Ho scelto i bambini, c'è qualcosa di strano, o dobbiamo mettere macchine lì e il ragazzo non possono farsi neanche una partita. E poi, per quanto riguarda l'ultima vicenda dell'amianto, io qui c'è pure la copia del giornale che non esiste la fibra di amianto nelle scuole, e questo qui ci tranquillizza tutti. Io capisco le mamme, i genitori, la preoccupazione, d'accordo, però di qua scatenare una guerra contro l'amministrazione è peccato, e lo dico ancora un'altra volta, cioè non si può scaricare tutto sul bravo sindaco, scusate, si può scaricare su tutto sul dipendente, vediamo se c'è la buona fede, ma cavolo, se io esco di qua e mi investo la macchina, ma cerchiamo di salvare la persona e poi vediamo chi è responsabile, ci sono i carabinieri, ci sono tutto, faranno la loro parte. Ma non dobbiamo vedere prima il responsabile, o no? Penso che siate d'accordo, no? E allora su questo mi sono dovuto chiudere a riccio tutta l'amministrazione e, come si vuol dire, portare una voce, buonanotte, poi si vedrà. Comunque, grazie a Dio, c'è stata la conferma che non esiste lì dentro la scuola, l'amianto, la fibra di amianto. E allora vedevo dire, a proposito di amianto, e questo qui, insieme con l'amministrazione, abbiamo queste persone, abbiamo disinquinato la discarica di Condoleo, vi ricordate, no? Che c'era da Condoleo? O no? L'abbiamo disinquinata, non c'è qualcosa, ci può mangiare di sopra. E allora, se ci preoccupiamo per determinate cose, ci dobbiamo preoccupare pure per quelle. Lì ci sono state 15 container che sono usciti. E lì c'era la diossina, c'è tanto materiale. Oggi non c'è più. Questa è l'amministrazione che ha fatto per la salute nostra, per la salute dei cittadini. Ricordate il posto Marco Ferrato? Quante tonnellate di amianto c'erano? Vi ricordate?